Liberare l'amministrazione comunale di un peso di pari a 30.000 euro all'anno come costo. Da questo punto di vista stiamo facendo pressione per addivenire all'apertura, all'inaugurazione della biblioteca comunale per liberare gli spazi dell'attuale biblioteca che sono via Mazzini. Questo consentirebbe di spostare in via Mazzini i vigili urbani e quindi questo consentirebbe di liberare i locali siti in via Vittorio Emanuele che costano all'amministrazione comunale 124.000 euro all'anno e l'abbiamo pagato per tanti anni, quindi penso che almeno un asilo nido sarebbe potuto venire fuori con tutti questi soldi. Stessa cosa per quel che riguarda le politiche abitative. In questi 6 mesi abbiamo avuto modo di partecipare a un bando per 5 milioni di euro per nuova edilizia, in questo caso che rimarrà in capo come proprietà all'amministrazione comunale che potrà dare in affitto attraverso chiaramente delle graduatorie a famiglie di cui hanno necessità come magari diciamo un periodo di transizione da un punto di vista abitativo, ma consentirà anche di recuperare immobili, fare delle ristrutturazioni immobili a Santa Maria La Palma, quindi il bando a cui abbiamo partecipato per questi 5 milioni di euro, ma abbiamo lavorato per sbloccare subito anche le progettualità, che adesso sono in fase esecutiva, dei vari progetti delle case popolari, da Caragolla a Carabuffas. Abbiamo proposto anche un nuovo insediamento al Carmine, quindi quello che abbiamo messo in itinere anche un processo di programmazione che possa nell'arco di speriamo breve tempo poter ampliare le unità abitative di edilizia popolare da mettere a disposizione dei nostri cittadini. Ci sono problemi strutturali legati agli spazi, il teatro è l'esempio, problemi mai affrontati che devono essere portati a definitiva soluzione. Però anche l'opportunità di trovare quei luoghi e quegli spazi non solo nel centro della città, ma un po' in tutti i luoghi della città per consentire, come abbiamo sempre detto, ai giovani di poter usufruire di una sala prove. Abbiamo da poco, dopo le feste, faremo l'inaugurazione degli nuovi spazi che abbiamo messo a nuovo della banda musicale d'Alerci e sono dei riferimenti e dei segnali che servono a far capire quanto è importante non solo parlare di cultura, ma soprattutto farla, non solo avere come riferimento chiaramente un elemento simbolo come il teatro, ma anche poter pensare, poter entrare nel merito di luoghi, di spazi magari non così importanti da un punto di vista dell'immagine, ma soprattutto importanti da un punto di vista della funzionalità. Naturalmente su Maria Pia non è che abbiamo progetti o già fatti, questi diciamo sono quello che noi riteniamo il massimo che si possa fare, cioè magari viene fuori che per esigenze di mercato, ma anche per volontà condivisa in città, non si arrivi a 800 posti letto, ma a 400. Una miscela tra parco vivibile, parco non da Ci deve buttare essere e visibilità un buon senso tra intanto mantenere quello che abbiamo detto in campagna elettorale, che per noi è fondamentale. Abbiamo parlato di parco urbano e di insediamenti di nuova ricettività che siano coerenti con il reale come dire, utilizzo, cioè che siano efficaci. Se viene fuori che si devono fare 3 insediamenti per complessivi 300 posti letto, si farà quello, cioè non è che per forza di cosa dovranno essere 800 posti letto o 600. Cioè la cosa fondamentale è che venga fuori attraverso non solo un processo di condivisione, ma anche con una presa d'atto, quindi con una realtà di ciò che effettivamente il mercato sta chiedendo da quel momento per i prossimi 20 anni, non solo per quell'anno lì. E il messaggio che diamo alla città è: noi ci siamo qui, stiamo lavorando. La prospettiva è consapevolezza dei problemi, ma anche piena convinzione che questi verranno risolti. C'è la totale nostra disponibilità e capacità che viene messa in campo.
nonostante ogni tanto si aggiungano, vengano fuori le varie difficoltà, anche magari da decisioni lontane dalla città.